Ma praticamente, come facciamo a essere vestiti come ieri? Un segreto. Adesso, cioè, 10 secondi fa neanche abbiamo schiacciato stop all'ultimo video. Adesso abbiamo rischiacciato di nuovo rec. È che a me fa impressione le tette grandi che mi stanno venendo, raga. Anche non so più dove mettere, mi stanno crescendo troppo le... Anche a me, ma con la pancia. Beh. Se non avete visto l'episodio di ieri, andate a vederlo, perché questa qua è la seconda parte della seconda puntata. È stato abbastanza, a volte anche cringe, perché non riesco a concepire come le ragazze riescano a comportarsi così, non solo con le suore, ma anche tra di loro, che dovrebbero essere amiche, alleate, cuffie alle orecchie. Io non riesco a concepire invece come le suore riescano a rimanere così tranquille. Ma la suora è così, cioè non può arrabbiarsi, specialmente perché è proprio un'entità la suora, una cosa calma, pulita, quindi non può... Cioè non sudano? No, non sudano. Ricordatevi che abbiamo il nostro buzzer. Io Via. Lo eliminerei. Mari, venite te? Ah beh, vestite sobrie. Vorresti però, dillo. Ma come... Cioè, a parte che poi fa freddo perché ieri avevano la giacca, sarà che io sono per la comodità, ma non me ne frega niente di mettermi bella in tiro, l'importante per me è essere calda. Outfit giusto. Se non lo vai io, sono 4 valigie di roba. Non so quell'altro come conciato. Ah, ok. No. Ma verresti? No, non posso dire. No, ma non può. Quindi loro possono uscire. Ma quella è nuda. Ah. No, perché mi nuda. Però un'altra volta. Fashion. Una delle mie paure è che loro mi vedono. Oh, bellissime, vestite bellissime, io non ce la farei mai. Cioè, questa sarà la sfida. Perché sei ingrassata, non ci sei dentro, dici. Anche. Sono una ragazza come loro che ha soltanto preso una strada. Lei vorrebbe uscire con loro. No, però è vero, Ha solo preso un'altra strada, ma è una ragazza come le altre. Questa finalmente è la mia vita. Ma perché lei è nuda? Ma perché c'ha il pellicciotto e sotto è nuda? Ma non ha freddo? Nuda, c'ha il bikini. Ah beh, ma io... Anch'io lo uso adesso. Io non so cosa dire. È quella che io sono. Oh, finalmente è lei stessa. Ma cos'è quella roba lì? È il menù del ristorante. Ma io non ho parole. Loro sono loro stesse adesso, capito? Posso serviva. Questo drink lo dedico al mio amore. Grazie amore. E meno male, perché sennò fai una botta. Quindi. Posso liberarmi. Dovrebbero tornare alle 10. Alle 10, è vero, dalle 6 alle 10. Ah, in teoria dalle 6 alle 10. Riusciamo a essere unite nonostante la... nei commenti, secondo voi, quante di loro torneranno alle 10? Io, conoscendomi, perché io ho un'ansia di queste cose, alle 10 meno 5 sarei già stata in convento. Io, conoscendomi, siccome non mi piace andare non a ballare... Uscito. Io sarei stata con te da qualche parte seduta a giocare a un videogioco o sul divano a raccontarci qualcosa. Sì. Con le suore. Confusione sarà perché ti amo. Beh, ci sta. Sono le 10, Ci sta che loro vogliano divertirsi. Magari adesso entrano. E stammi più vicino. Ma che brave! Brave suore! Ti amo. Fanno anche... Io sarei stata con le suore a cantare, ma tutta la vita, Serata karaoke. La pazienza è la virtù dei forti. Dai, ma arrivano, dai, io sono fiduciosa. No, io una mezz'oretta gliela do. Sì, però. Sì, dai, arriva mezz'oretta. Posso iniziare a ridere adesso? Per me, non prima delle 11:30. Beh, mi sembrano abbastanza stanche. Ma perché sono tutte storte? Non puoi dire. Mezzanotte? Perché per loro è un bene. Ma cosa vuol dire? Guarda, oh, sono tornate. Facendo si potrebbe fare meglio. Vediamo che... Dobbiamo capire. Raga. Ma è scivolo... No, ha passato la cera? No, in quelle due ore che scusate. Sono arrivato in ritardo? Per favore, maschi, femmine, io non so chi stia guardando questo video. Non diventate così, perché... Cioè, a me va benissimo divertirvi, mi va benissimo se andate fuori, vi bevete un drink, ma cercate sempre di rispettare i vostri limiti. Vabbè, ma lei uno ne ha bevuto, per volta. Uno per volta ne ha bevuto, non è che... Nel cuore, nel loro mondo, questi giovani. Sono estetiche. Sono estetiche. Buonasera. Perché stanno twerkando sulla scrivania? Perché volevano entrare senza farsi notare. Che è successo? Ci è servito, sinceramente. Mi sento molto meglio adesso. Ma ci vede. Ci sentiamo, ragazzi. Già avete fatto abbastanza. La domenica è il giorno... Ma non le han punite che sono arrivate tardissimo? No, perché cioè, la suora, se non mi ricordo il nome, diceva è giusto, non sono da pulire, perché bisogna fargli capire che hanno fatto così... Ma potrebbero fare meglio, così ha detto. Te lo sei perso?
Io l'avrei punita. Cui si ringrazia per la settimana trascorsa e per quella che deve venire, anche durante le ultime ore della sera. E così, durante la ricreazione, tutte avranno la possibilità di aprire il proprio cuore scrivendo una lettera indirizzata a qualcuno che si vuole ringraziare. Ok, ma tra di loro o in generale? Adesso praticamente è carina la cosa perché ognuno scrive i propri ringraziamenti anonimi. Li mischiano tutti insieme, poi ognuno pesca, lo legge e più o meno cercano di capire chi è. Ah, chi sia stato l'autore però del messaggio. Per questioni di tempistiche ho tagliato un po' di messaggi e soprattutto perché poi vedreste un robot che non ha sentimenti, quindi è inutile. E ho lasciato solo uno importante. Spiegami questa cosa. Mi manda un messaggio audio e mi dice: ascoltami Sabri, c'è una parte molto sentimentale dove tutti fanno le cose, io taglia. Non sono molto sentimentale io. Conosco, no, perché noi figlie. Vogliamo vedere le cose clou della puntata. E beh, quindi ci a me chi? È piaciuta anche la parte sentimentale. Ok, e quindi chi ci sarà? Ho lasciato solo un messaggio di... adesso lo vediamo. Vediamo. A chi ci vive accanto. Vi ricordo che le puntate potete vederle sull'app di Discovery Plus oppure su Real Time canale 31. Sia perché ci fa comprendere che tutto ciò che abbiamo è un dono, la vita stessa è un dono, e quindi prendere coscienza che da soli noi non viviamo, non possiamo vivere. Ringraziare una sola persona della mia vita sarebbe poco esaustivo. Perciò ringrazio un po' tutti. Ma soprattutto ringrazio me stessa per essere ciò che sono. La cosa più importante. Ah, non è. Lei sta solo leggendo un messaggio, sì, sì. Non l'ha scritto lei. No, cioè. Quindi questa ringrazia se stessa. L'importante è amare se stessi prima di tutto. E chi è? Amare se stessi. Non avevo dubbi che fosse lei. Allora, come ti dicevo. È un bel messaggio. Cioè, ci può anche stare. Però se già lo attribuisco al soggetto vedendo come si sta comportando, non è più una cosa carina come amare se stessi, è buono, ma come, la vedo più una cosa narcisista. Sì. Ecco perché uno... No raga, non avevo voglia di fare una cosa troppo lunga perché sono... Questa è anche una bella spiegazione. Non c'aveva voglia di farla lunga, allora ha detto ringrazio me stessa. No, ma la capisco anch'io dopo due volte che scrivo due righe. Ti fanno male i polsi. Guardate la disperazione. Lei è il volto della disperazione. Dove in un convento, dove c'è la comunità, spiegano di amare gli altri, eccetera. Chi ringrazio? Io ringrazio me stessa. Lei sta dicendo: ma veramente ho sentito questo nella frase? Grazie a tutte noi, a questa esperienza che stiamo facendo insieme. Le parole di Nanda non sono passate inosservate. E proprio la ragazza di osservata, no? Da quanto appreso accendendo il telefono la sera prima. Ma quindi ce li hanno o non ce li hanno? Praticamente qui c'era un'altra scena che dopo un pomeriggio di lavori e tutto, Nanda, stranamente non seguendo le regole, è andata a prendere il suo cellulare. Ah ok, quindi in teoria non ce l'hanno, ma lei se l'ha nascosto, ok. In teoria, da quello che sappiamo, non ce l'ha nessuno, okay. Però... Praticamente i miei cugini di calabresi... Non hai letto gli asterischi? Non posso dirlo. Allora, deve essere successo qualcosa. I miei cugini di cacca calabresi, nonché i parenti sono serpenti, hanno... Non è quello che penso io! Dimmi che hanno chiamato suo padre e gli hanno raccontato quello che fa. No, raga, sto male, mi sento male per lei. Nonché i parenti sono serpenti, hanno chiamato mio padre... E chissà cosa gli hanno detto mio padre, gli hanno detto che sono una... Mio padre ci crede. Ignaro. Forse il nome? No. Signore Ignaro? Perché il papà, vi ricordo che non sa che lei vende le foto lei sa, nuda su internet. Il padre sa solo che lavora con i social, così okay, aveva detto lei. Ok, non sa che fa le foto, lei di lavoro... Che poi ci sta, ognuno fa quello che vuole nella vita, lei di lavoro si spoglia e fa le foto però, su vedi, internet. Già il fatto che tu non lo dici a tuo padre... Devi nascondere qualcosa. Ignaro. Ci crede. Beh, ok. Cioè, anch'io vendo e foto dei piedi. E mi ha mandato piedi. Un mess... Però mio padre lo sa. E mi ha mandato un messaggio dicendo... Tu per me non sei più mia figlia, tu per me sei morta. Allora, questo è sbagliato. Un padre che dice una roba del genere non esiste. Magari l'ha fatto... In quel momento, sapete, il momento di rabbia, però non esiste, non lo so. Inoltrando in un discorso un po' difficile. Sì, non voglio giudicare,
non voglio giudicare, non si fa quello che dice il padre. Vabbè, andiamo avanti. Dimmi che esce dall'ansia. Io, se mi stesse una roba del genere, vivrei con l'angoscia e quindi me ne andrei a casa. Pesante, però in teoria è proprio questo che, cioè, sono in questo reality proprio per quello, per migliorare, per migliorare, esatto, loro stessi. È vero, proprio il momento più sbagliato in cui doveva scoprirlo. Spoiler, non c'è un momento giusto. Sì, certo. Se tu non gliel'hai detto finora. Sì, ma lei intende che è dentro nel reality e quindi voleva magari godersi questa esperienza. Io non ce la farei perché avrei bisogno di risolvere con mio padre. Non mi pare che se la stia godendo questa esperienza, perché qualsiasi cosa le dicono di fare è basta il contrario. Mi fa sentire male perché, cioè, comunque i miei genitori mi amano, però c'è sempre qualcosa che mi fa star male. Io non riesco a concepire come tuo papà sia ignaro della cosa. Io vi ricordo, ho sempre detto, per esempio, io facevo la modella. Mio papà ha sempre saputo quello che facevo, ha sempre visto le foto, anzi addirittura gliele facevo vedere io, perché per me le foto che facevo molto artistiche, molto belle, le ho sempre fatte vedere alla mia famiglia perché era un motivo di vanto, cioè sono foto da rivista. Immagino anche, esempio, se non avessi parlato con mio padre, che apre un giornale e si trova la figlia magari col seno di fuori, che rimane un attimino lì così. Parliamo di due cose diverse, io non ho fatto OnlyFans, io ho fatto modello, ho fatto altra cosa, cioè per esempio in spiaggia magari anni fa non portavo il reggiseno, ma io andavo in spiaggia con la mia famiglia, cioè nel senso non era una cosa per me che mi nascondevo, era una roba tranquilla. Sì, anch'io ogni estate. No, adesso non lo faccio più, però nel senso non ho mai avuto problemi con la mia famiglia. Quindi non so cosa gli hanno detto, non so nemmeno, mi ha parlato di OnlyFans, non so cosa gli hanno detto. Pesante, immagino quanto sia male. Allora, nonostante non mi piaccia come persona, sto soffrendo per lei in questo momento. Perché poi già l'esperienza non la sta vivendo secondo me al meglio. Questo deve essere proprio il padre che dice tu per me sei morta, aiuto. No, aspettare, quando torno a casa. Perché no, non ce la farei. Agitato. E anch'io sono agitata. Anche perché ti informi, metti il nome e il cognome di tua figlia su internet, ti escono le foto, cioè non è che è così difficile, no? Magari l'ha sentito mia mamma, non lo so, perché a mia mamma ho chiesto di chiamarlo. E quando si saranno placate le acque cercherò di spiegarglielo nel modo più semplice possibile. E c'è poco di semplice. Oggi è lunedì ed è la giornata della parola. Tutte siamo chiamate oggi a riflettere un po' sulle parole che esprimano veramente noi stesse. Voi dite che vi esprimete, no, anche attraverso il vostro modo di vestire. Le cose che indossate, no? Insieme cercheremo di cambiare un po', cioè di vestirci in modo più semplice. Giusto, precisamente questo programma. Voler esprimere la nostra interiorità non solo con le parole, ma anche con il nostro modo di vestire, no? Non ho capito. No? Sì, devi vestirti semplice, zia. Cambiarci? Provare. Cioè, per dire semplicità, ad esempio, io c'ho tipo gli orecchini, ad esempio. Allora proviamo che io me li tolgo, ok? Provate anche voi qualcosa. È importante. Puoi provare? Si concentra. Ma io non avrei problemi. Canotta. Cioè, stai... Della canotta. No! Stai parlando con la persona che, ragazzi, non so se vedete la mia faccia, ma io non mi trucco. Se metto il mascara è già tanto. Quindi stai parlando con la persona più semplice del pianeta. La cosa più strana che ho sono le protesi al seno. Parlare non solo la parte esteriore, ma di quello che è la bellezza interiore. Anche perché. Guarda lei che bella, cioè, sono proprio delle belle ragazze anche non truccate, quindi godetevele, cioè, siete belle. Che senso godetevele? Cioè, godetevi questa cosa che sono belle. Loro, se... Loro, sì. No, godetevele. No, parlavo con loro, godetevi questa cosa che siete belle ragazze. E noi siamo come un albero di Natale, che albero è senza palline, dai? Il prossimo albero è senza palline. Perché gli ha detto di vedersi loro come se fosse un albero, certo, di Natale. Di abbigliamenti adatti al nostro, nel convegno. Sì, non sta dicendo di vestirsi da suore, I vestiti sono inutili, quindi per me la giornata della semplicità è andare in giro nuda. Ma cosa ho sentito? Mi sa che ha capito proprio il senso che diceva la suora. La semplicità è esprimere se stessi in meno. Ma io ti amo cosa? Voglio, e nella giornata della semplicità vado in giro come Dio mi ha fatto. Vuoi che sto semplice? No. Nonostante l'iniziale resistenza, dimmi che si le ragazze sembrano disposte a mettersi in gioco. Non perché non mi piace. Io desidero, ecco, questo. Vabbè, lo facciamo. La svestizione.
Facciamo. Vogliono mettermi sopra maglia. Ah, quindi gli danno i loro vestiti. Fatto una scelta bellissima. Io faccio sempre scelte belle. Pensa che gli fanno vedere dei vestiti un po' più semplici. Ok. O anche dei loro, forse. Ma sta benissimo. Guarda come sta bene. È in pigiama. Grazie. Ma sta benissimo. Allora, già hai parlato con i gesti. Con questo gesto che hai fatto del cambiamento, vedo la disponibilità. È quella che si adegua più di tutti, eh. Con tintarmi. Allora, sai che facciamo? Oh, ma mi fa un bel culo questo, eh. Questa è una tipica frase che sento molto spesso da Sabrina. Ma non è vero! Io ho le chiappe bruttissime, lo dico sempre. Noi criminal. Anche quello fa sempre Sauri. Io faccio alla gente, ditemi il culo, anche a Ferruccio l'altra volta mentre cucinava, ditemi il culo. Fuori. Ah, gli fanno la selezione, la sua valigia. Beh, loro pensavano di andare a un altro reality, quindi ci sta che hai portato un po' di cose. Ce ne sono state docili di accettare questo. Dolcilità? Sì, dolcilità. Non l'ho mai sentita questa parola. Le suore hanno la possibilità di creare parole. Ok. Un momento. Ah, volevi farmi suora? Stiamo qua. No, questa no, perché sennò ti confonde con Maria Lucia. Infatti. Ok, giusto. Di focalizzarci su quella che è la nostra esteriorità per concentrarci invece su qual è la nostra persona. Che brava. Bro! Wow! Basta, ah, bene. Vestiti particolari. Una tuta, una maglione. Sta benissimo. Ok. Ad ogni prima occasione mettiamo un muro e ci blocchiamo. Eccoci. Ah, sta benissimo anche lei. Ma sono tutte belle, ragazzi. Sono belle ragazze. Un bel corpo, sono alte. Pronta al cambiamento. Dove porti? Ma questo è il cambiamento. Ah, ok, dicevo va. Negozietto. Ma come si chiama sto negozio? Il convent. Ma ben presto affiorano alcune perplessità. Qua toccano proprio un mio tasto. Per me esprimere me stessa, essere comoda, non è mettersi una tuta. Cioè, proprio una cosa di principi, secondo me faccio un casino. Cosa vuoi dire? Uno spoiler? Eh? Sì, farò un casino. Ah. Ma è un gioco! Prendila come gioco! Giusto, prendila come gioco. Sì, dalla sua faccia mi sa che... Mi sento pressa, già che sono con le suore... Guarda che puoi metterti, cioè mettiti una, qualcosa di tuo, uomo. Ma... Ah, boh, ma prendila come gioco! Mi sta venendo l'ansia. Giuro, mi viene l'ansia. È un bellissimo maglioncino. Mi sembra di snaturarmi. Mi sembra andare contro me stessa perché io mi esprimo attraverso i vestiti. È una passione che ho. Il nostro armadio è il nostro mentore. E c'è un motivo se noi diciamo. E per noi non ci vestiamo così tanto per il gusto di vestirci. No, per noi c'è veramente. È un rito. È sempre stato uno spirito libero in tutto, a partire dall'outfit che è il meno vestito in tutta la mia vita. Quindi stai facendo ora. Non sto capendo. Neanch'io. Cioè, sta dicendo cose contrarie, cambia di minuto in minuto la versione. Prima dice che l'outfit è la sua vita, adesso che non cambia niente. Cioè, per me è come andare contro i miei principi, è me stessa. Cioè, per me vestirmi è un'opera d'arte, ok? Io prendo il pennello e inizio a disegnare. Non è tanto per il vestire, perché anche loro hanno capito. Non è chiaro, non è chiaro. Sono cose relativi. Io voglio che tutti cambi in senso per migliorare. Però fa... A me piacerebbe andarla dalle suore. Andiamo a fare io e ti spedisco in convento l'anno prossimo. Persone di Discovery Plus, dopo avermi mandato a cambio moglie, potete mandarmi anche a ti spedisco in convento? Grazie. Mandatemi anche a me a cambio moglie. Però in questo momento è difficile. Non mi piace. Ma non è il maglioncino tuo, cioè. Ma perché? Cioè, fa un c***o. Perché? Perché sì, sei in un convento, ti chiedono di mettere qualcosa di più adatto e tu ti adegui. Vorrei fa citare parte del gioco. Un vecchio saggio che Vai. Nella prima puntata ha detto: io mi adeguerò alle vostre regole. A lei? Ma lei sta piangendo? La guapa. Nessuno ci capisce, me la misura. Ma sta piangendo veramente? Io c***o nera, guardo, è delusa. Mi sono sentita come se loro mi levassero la cosa a cui tengo di più. Esatto. Io non ti cambierei il vestito. Beh, perché già o sei stai bene? Io non sono psicologo, ma mi sembra proprio un eccesso di insicurezza questo. Sì, questo è un problema. Ti chiedo di più. Ad esempio, no, il trucco. Dici, no, su carone non mi fai togliere questa. Ora pensa che sei in casa. Cioè, sei bella così.
Ma io penso che gente così in casa sia truccato lo stesso. Anche perché poi, ma sai, magari fai le storie, fai le foto. Io dico sempre che a me piace essere molto naturale. Cioè, il trucco cambia un po'. La persona, quando tu conosci una persona truccata e la vedi poi il giorno post truccata, dici, ah, capita di dire, ma sei quella di ieri. Però noi siamo così, cioè chi se ne frega. Poi lo capisco che magari uno si piace molto di più truccato e non lo vedo come un problema, senza esagerare. Beh, però te la butto lì, come le donne, perché principalmente sono ragazze che lo fanno, magari anche i maschi, ma principalmente le ragazze, qualcuno che si trucca, che utilizzano i filtri su Instagram. Stesse, la vedo proprio alla stessa maniera. Beh, ma magari qualcuno lo fa solo per divertimento. I filtri simpatici, quelli estetici, sì, sono solo di estetica. È vero. E le persone cambiano. Io delle pesche fino a qui che sembro uscita da un after hour, invece mi sono svegliata in un convento. E cioè, sono guardabile, sono brutta, cioè, Ah, vedi, lei lo dice. Dice che senza trucco non si piace esteticamente, quindi usa il trucco per migliorarsi. Ma guarda, c'è una faccia, sembra uno zombie, cioè, non mi piaccio io. Ti lascio libera. Tu devi, non devi accontentarmi. Se tu ancora non sei... Giusto, non tu devi farlo per te, non per loro. Rispetto. Togliere il trucco era impossibile. Perché poi, vabbè, almeno non le forzano. No, certo, beh, ma è giusto. Noi vorremmo non che tu fai questo, se te la senti bene, se no no. Certo. Ma mi dà fastidio. Cioè, già che una mi dice come mi devo vestire, mi dà fastidio. Perché io le regole, non è che sono ribelle, ma non ce la faccio proprio a seguirle. Tu mi dici cambiati. Beh, quello è essere ribelle, però. Se tu mi dici bevi, io te la butto in faccia. Ma non giusto. Ma cosa? C'è questa cosa che sono calma, ma non mi devi dire. C'è qualcosa nei suoi discorsi che non è tutto un controsenso. Spogliarsi del superfluo. Aiuto, ho paura. È così buono che lo mangiate così? No, ho fame. Bene a svenire, amo, dal nervoso. Cosa sta mangiando? Intonaco. Vabbè, mi adatto. Perché domani tu puoi fare quello che vuoi. Ma oggi ti sto chiedendo solo un piccolo passo in più. Quindi vuoi che io sia più semplice? Ecco, questo non è essere sì, semplici. Benissimo. Tu sei semplice. Vuoi che io sia semplice interiormente, giusto? Senza badare. No, intende magari senza la scollatura che c'è lì. È, diciamo, inutile, è qualcosa di superfluo, giusto? Non è superfluo. Non è solo quello che appare è veramente la persona. Quello che appare non è la persona, giusto? Ok. Dato che quello che appare non è la persona, no, io no, i vestiti. Ha capito il messaggio? Sì. Perché io sono bella senza vestiti. No, lascia stare. E non ho bisogno di farmi vedere. Allora, forse non mi sono spiegata. Perché io sono una persona bella senza vestiti. E ringraziami che non mi sto togliendo anche le mutande e reggiseno. Benissimo. Perché io sono bella così. Okay. Allora, non mi sono spiegata. E non ho bisogno che tu mi dici che io devo essere semplice. Perché io sono già semplice. Perché io da quando sono qua non mi sono mai truccata. A parte il sabato sera. Perché io sono semplice, perché sono bella interiormente e non ho bisogno di vestirmi grande per farmi vedere bella interiormente, ma anche se mi volessi vestire... Ma ha senso quello che sta dicendo? Ok. Esprime me stessa, io mi vesto come voglio. Grazie. E questo, dato che parli tanto di interiore, io mostro il mio interiore e non ho bisogno di... Io vedo l'esteriore qua, sinceramente. Anche io! Vestirmi, ringrazio davvero che non mi sta togliendo anche il reggiseno. Scusami, Nanda, io... Tu non ti senti bella, non ti vuoi... Vuoi mostrarmi il tuo interiore? No, io sto bene così, Andrea. Con la voce, per favore. Posso dire che in tutto questo c'è una cosa che apprezzo. È vero, lei è sempre struccata. Sì, sono. È vero? Sono già stata calma per tutti questi giorni. Non sto mi avete attaccando. Detto che io dovevo fare tutte queste cose, tutte queste regole. Mangiare assieme, fare tutto assieme, fare tutte queste attività. Le ho fatte nonostante a me non stesse bene. Perché sto cercando di seguire quello che voi mi state dicendo, anche se a me di stare qua non me ne frega niente, niente. Allora, ora... Ma vai a casa. Ho una domanda. Cioè, io perché non... stai qui? Vai a casa. Ma sono obbligata a rimanere lì? No, per me lo fa solo perché dice almeno vado in televisione e prendo un po' più follower, perché non sono obbligata a stare lì. Beh, allora con questa tua logica c'ha senso che rimane nuda. Quello è il suo pubblico. Sì, ma non ha senso quello che sta dicendo, però scusa se mi prudono le tette, non guardate. Esprimo così me stessa. Benissimo, allora tu devi esprimere te stessa, ma tu non sei in un ambiente... Non me ne frega un cazzo, voglio stare là benissimo. Ok, ora riconosco. Io sto bene così, e non mi devo vestire da suora solo perché tu sei una suora. No, e non mi devo vestire solo consona, perché sono in un ambiente in cui non è consono stare così. Beh, perché vuol dire annullare sì. me stessa. Quindi, perché non vai in chiesa così? Cioè... Non la sfidare, perché... E io non ho voglia di annullare me stessa. Perché non va per strada così o nei negozi così? Interiormente, non ho bisogno di mostrarmi
in modo pigiama. Scusami, abbasso la voce. Non abbasso la voce perché io voglio mostrarmi come sono, senza che nessuno mi dica cosa devo fare. Per favore, non abbasso la voce perché mi sono stufata. No. Ah, bene. Tu sei stufata. Allora, continua a gridare. Io non parlo con la persona che grida. Io voglio parlare a voce bassa, che grazie a Dio non sono sorda. Io rispetto te, ma in questo modo però non mi stai rispettando. Gemia. Anche tu non mi stai rispettando, no, dicendo che devo essere una persona che non sono. Sì, benissimo. Io sono così, io sto benissimo. Ma gli hai chiesto solo di mettere dei vestiti più consoni al convento! Benissimo come ero vestita e non ho voglia di cambiarmi. Io non ti ho detto. Se vuoi che io mi cambio, io mi spoglio. Non ti ho detto di cambiare i vestiti. Ma nella sua testa... Ha logica nella sua testa. Per me quello sì, che dice. Per me lei crede di avere, cioè di dire qualcosa con del senso. No, cosa stai, cioè, poi non è che sto giudicando, cioè lei no. Se vuole spogliare che lo faccia, ben venga, però. Questo non è l'ambiente consono per truccarci, questo non è l'ambiente consono per vestirci come ci stiamo vestendo. Io questo mi dispiace, non lo so, ma io ti ho detto. Lo so, non me ne frega un c***o. Se vuoi che io cambi, io vado in giro così e ringrazia che non mi sto spogliando di più. Ecco, non è che c'è molto da levare di più. Bene, non ho finito, Siri, hai finito di gridare? Ma questa era quella che era in ansia perché il papà gli ha detto che non la voleva più come figlia? Sì. Non mi sembra. Forse ha cambiato idea adesso. Ma ti addosso il vestito. Io ho finito di... Immagino il papà quanto sarà felice vedere questa puntata. Cioè, papà di Nanda, siamo con te. Parlare. Bene, allora mettiti addosso questo vestito, per favore. No, da qui non esci. Tipo i bambini quando si impuntano su... Tipo quando tu ti impunti su qualcosa. Per favore, no, per favore. No, Nanda, per favore, vai via. Quindi tutte le prossime puntate sarà in intimo? Non so cosa dire. Ci sono rimasta molto male. Io certe cose non riesco a tollerarle. Ma perché non ti piaceva il suo intimo o... No, era molto bello il suo intimo. Non so cosa dire. Aiutatemi voi a dire qualcosa nei commenti. Scriveteci se volete che andiamo avanti con questa serie per arrivare fino alla fine. Vi mandiamo un bacio. Scriveteci anche nei commenti con quanti indumenti rimarrà Nanda nella prossima puntata. E ci vediamo domani, dopo. Non lo so, raga, non lo so, con il prossimo video. Ciao!